Le telecamere di Iuarco a Cantalupa al centro federale Fitarco per incontrare alcuni dei protagonisti azzurri. Dopo la medaglia d'oro a squadre a Baku e il passo olimpico conquistato ai mondiali di Copenaghen, dallo scorso ottobre 2015 si è trasferita a Cantalupa, la sua seconda casa. Qui trascorre le sue giornate fra palestra, piscina, linea di tiro e faccende domestiche. Lei è Gwendalina Sartori. Per gli amici, Gwenda Sar. Anzi, star, visto la sua determinazione nel trasformare il sogno olimpico in un obiettivo ben preciso. Quell'obiettivo si chiama Rio 2016. Un'oretta e mezza e siamo pronti. Questa è la maglia che avevi ai mondiali di Copenaghen? Una delle tante, sì, comunque è quella. Si è sempre collegato un bel ricordo su questa maglia. Spero di poterla vestire anche a Rio. Quando ci ripensi così, a distanza, quella qualificazione olimpica, quando hai vinto il torneo di qualificazione olimpica ai mondiali. Io purtroppo ho un brutto vizio, non mi ricordo certi avvenimenti, soprattutto quando sono tanto concentrata. E quindi devo spesso, per ricordarmi cosa ho fatto, devo andarmi a rivedere i video, le foto, gli articoli di giornale. Però ogni volta che leggo quello che sono riuscita a fare, mi stupisco, cioè dico. Ho fatto qualcosa di bello, insomma, di importante, quindi sono fiera di me stessa. Non essere riuscita ad essere titolare lì a Londra dopo che avevi fatto una grande stagione, delle grandi stagioni. Secondo me ha contato tantissimo, perché mi ha dato la forza di continuare la strada per raggiungere quel sogno. E adesso che ci sono molto più vicina rispetto a prima, è ancora più forte la voglia di arrivare e soprattutto di far bene, perché ho un obiettivo grandissimo e spero di riuscire a realizzarlo. L'appuntamento di Antalya è un appuntamento molto, molto importante. Io spero di essere parte della squadra che qualificherà l'Italia. Sono certa che riusciremo a qualificarci. Il lavoro che stiamo facendo è un lavoro importante, duro, però destinato a quell'evento. Poi non si sa mai cosa può succedere, però intanto noi lavoriamo e continueremo a lavorare per quell'obiettivo. Ero stata anche sul campo di Londra, però non mi ha dato all'epoca non mi aveva dato le stesse sensazioni che mi ha dato il campo di Rio. Sarà perché ho cambiato mentalità, ci ho creduto in maniera diversa, sono riuscita ad arrivare a un punto di lavoro molto molto importante e il campo di Rio a settembre mi ha dato delle sensazioni incredibili. Già soltanto pensare che siamo dentro al Sambódromo, punto focale del Carnevale di Rio. Da lì si vede sulla destra il Cristo che controlla tutta la città, è qualcosa che all'inizio mi metteva veramente i brividi, perché è una sensazione strana, cioè in Italia sono tantissimi bellissimi posti, però quello mi ha dato quel pizzico in più, quella voglia di continuare ancora su questa strada, che come dice Mauro Gatti è una strada lunga e tortuosa, ma ce la stiamo facendo, dobbiamo farcela. Ciao, questo è il mio numero di sera.